Demetrio, Demetrio è anche una, diciamo, una pedina fondamentale del gruppo, che è quello che poi è unito il gruppo, insomma, no? Insomma, quanto ci è voluto e quanto ti ha appassionato quest'opera, che io la chiamo opera. Sì, è un'opera. Anna Macri è una grande scrittrice. E dopo aver letto il testo e avendo capito cosa Anna voleva esprimere attraverso il suo testo, ho subito cercato le persone che ritenevo idonee a questo compito. Io sono musicista professionista, sono sassofonista clarinettista e ho un buon giro, diciamo, di musicisti di livello, e abbiamo formato questo gruppo che si chiama Calabossa, che è un gruppo, dobbiamo dire, abbastanza famoso perché fa musica etnica. Ci sono componenti di varie formazioni, da jazzisti a chi specificamente fa questo lavoro nella musica folcloristica etnica, tra cui Mariella Rodà, che è un grosso nome in Calabria per questo tipo di musica. E quindi abbiamo creato questa assemblea, possiamo dire, che cerca di tirar fuori attraverso la musica il pensiero di Anna nel testo, quindi di rafforzare le parole del testo, quindi dargli forza ancora maggiore, più di quello che lei è riuscita. Diciamo che è una posizione difficile, la tua è anche importantissima, perché entrare poi nel pensiero, nell'anima che ha scritto Anna, insomma, e poi portarla musicalmente fuori non è facile. Non è facile, ma non sono stato solo in questo, nel senso che insieme agli altri musicisti abbiamo cercato di trovare le musiche giuste, la giusta dimensione sonora di trasporto emozionale in questo senso, no? Noi cerchiamo di trasportare l'emozione del testo attraverso il suono, quindi rafforzare il testo e dargli, possiamo dire, una voce ancora più forte. Tu sei musicista professionista, sì. Quando si accorge un musicista professionista che riesce a penetrare proprio nella testa, nell'anima delle persone, cioè, c'è qualcosa che ti fa capire questo va bene così, entra? Posso dirti che più che capire quando entra nella testa delle persone è quando fa parte di te. Se riesci a far parte di te, nel senso essere dentro di te la musica, allora sicuramente quello che tu hai dentro lo trasmetti fuori e quindi comunichi il tuo momento, diciamo, come posso dire, emozionale nel qui e in ora di quello che stai trasmettendo. Mi è piaciuta questa risposta perché io dovrei far vedere una registrazione di un'intervista che ho fatto in esclusiva a Ezio Boss. E mi ha dato la tua stessa risposta. E non ci conosciamo, pensa. E non mi conosce, bellissima la risposta. E questo fa capire, sì, che sei un grande musicista. Ti ringrazio. E speriamo questa sera questa cosa possa venire fuori al meglio possibile. Sicuramente le musiche, oltre, diciamo, tutta l'opera, ci emozionerà. Sicuramente, sono convinto anch'io di questa cosa. In bocca al lupo. Grazie. Insomma, questa sera...